Abbiamo voluto difendere una grande azienda automobilistica, il grande tradizione del settore automobilistico campano, quindi in particolare la grande azienda di Pomigliano d'Arco, che circa 2 anni fa era prevista di fatto la chiusura e quindi la delocalizzazione degli impianti polacchi della produzione della Panda. Abbiamo voluto mantenere il punto dicendo che si può investire nel sud, si può investire in Campania, si può investire in termini produttivi. L'azienda ha fatto un accordo con il sindacato a livello nazionale, ha fatto anche un referendum confermativo dell'accordo, quindi vuol dire tutte azioni, diciamo, di democrazia interna con percentuali altissime di partecipazione, con una vittoria netta dei lavoratori che hanno scelto questo percorso. Quindi tutto questo va tutto bene. Come regione l'abbiamo voluto sostenere, ci siamo messi al fianco del rilancio di un'azienda, abbiamo partecipato alla riapertura dei cancelli, che è una delle cose più belle quando una fabbrica riapre. Se non ci fossero state queste condizioni, non ci sarebbero stati né gli investimenti di circa 700 milioni di euro della Fiat, non ci sarebbe stata la riapertura dei cancelli, non ci sarebbero oggi più di 2.000 lavoratori che già sono rientrati nel ciclo produttivo. L'accordo è un accordo giusto, ha sbagliato chi quell'accordo l'ha contestato. E non ci devono essere discriminazioni tra lavoratori, questo mi pare comunque un punto essenziale, quindi comunque non ci possono essere discriminazioni tra lavoratori, però è pur vero che molti di questi lavoratori che non hanno creduto nell'azienda e quindi avrebbero trovato comunque i cancelli chiusi di un'azienda che non c'era più, oggi possono combattere per il loro posto di lavoro. E questi sono tutti gli aspetti positivi che dimostrano che quella scelta è stata una scelta giusta. Esprimo una preoccupazione finale che la crisi durissima di questi mesi, che si aggrava, colpisce molto anche il settore auto. Quindi la nostra preoccupazione, che esprimiamo anche al governo nazionale, di aprire subito un confronto con tutte le aree di crisi sui grandi settori, il settore, per esempio, dell'aeronautica, il settore dell'automotive, dell'auto, sono settori di grandi crisi, la Campania è centrale in questi due grandi asset. Però la crisi internazionale può colpire colpisce, già sta colpendo in termini di produzione di acquisti, di domanda dell'auto e anche del settore aeronautico, quindi chiediamo chiaramente al governo di fare subito un tavolo e di affrontare con le regioni, con gli enti locali. Noi chiaramente faremo la nostra parte per sostenere tutta l'azione dell'indotto.